per andare a parlare con Suor Mariangela Bertelli, missionaria saveriana. Lei in questo momento si trova in una città, spero di pronunciarla bene, Kompongchang. Si pronuncia così, Suor Mariangela? Kompongchang. Eccolo qua, buonasera Suor Mariangela, con il tuo sorriso. Buonasera. Perché sei in Cambogia, tu che vivi in Thailandia? Vengo ogni 3 o 4 mesi a visitare dei bambini che sono bambini disabili delle zone rurali e sono soprattutto seguiti dai missionari del team attraverso un'ONG che si chiama New Humanity, fatta da loro e dalle missionarie laiche del team. Mi è stato chiesto di aiutare come fisioterapista per istruire le persone che aiutano questi bambini e anche così per incoraggiarli nel lavoro che stanno facendo. E mi è sembrato un po' di ritornare in Africa, mi sono sentita a casa mia da subito ed è una gioia poter servire questi bimbi e Cristo in questi bimbi, davvero, così. Quindi un tornare nella Sierra Leone, dove sei stata sotto sequestro per ben 56 giorni nel 95 nelle mani del RUF, il Fronte Unito Rivoluzionario. Ecco, questa tua prigionia, come te diciamo, l'hai interiorizzata e come la traduci in missione perpetua e in sorriso? Come hai questa forza di tradurla in sorriso adesso, naturalmente? Ma sarà stato perché là ho pianto anche tanto, nel senso che vedere tanta distruzione, tanta violenza fatta all'uomo dà tanto da non sentirsi più persone, neppure noi. È tutta questa magone che ho dovuto mandare giù. A un certo punto uno dice: ma il Signore ci ha risparmiato la vita perché, no? Ed è solo per dare vite agli altri. E così perché altre persone possono avere così anche una gioia, la felicità, no? Che davvero come Dio ci ha creati come suoi figli, no? Tutti meritano, tutti aspettano e desiderano. E quindi così, dopo aver passato tutto quello, non rimane altro che così, donare davvero un po' di gioia anche agli altri, perché il Signore ce ne ha dato tanto anche a noi, no? Anche in tutte Mamma mia. quelle situazioni là, e proprio quando si sembrava di essere senza speranza, e il Signore ha avuto un grande dono per tutti noi, insomma, no? Ci ha lasciato liberi, ci ha lasciato in grado di poter aiutare ancora. Ecco, questo. E anche oggi, vedendo tanta sofferenza qua in Cambogia, un po' tutti conosceranno la storia, no? Di questi massacri che sono avvenuti, quindi la popolazione è giovanissima, Agli bisogna inizi avere degli anni 40-50 70. anni per ricordarsi qualcosa, quindi i bimbi piccolini adesso risentono di tutta questa distruzione che è stata fatta dal regime di Pol Pot, della povertà che è stata lasciata materiale, morale, educativa. E quindi questo è come una possibilità di contributo, ecco, a questa situazione che molto volentieri si dà, insomma. Suor Mariangela Bertelli proviene dalla diocesi di Carpi ed è sostenuta dal centro missionario della diocesi di Carpi e adesso si trova in Cambogia, una Cambogia che porta ancora le ferite del regime di Pol Pot dei primi anni 70, tra 71 e 75, si parla di milioni di persone che sono state veramente annientate. E tu ti fai Sì. speranza e soprattutto porti il messaggio della Casa degli Angeli che hai aperto a Bangkok. In Thailandia. Sì. E tutto quello che si fa anche qui, anche che qui si può dire forse meno esplicitamente, ma lì in Thailandia dove c'è il mio lavoro così costante, la Casa degli Angeli, sempre con bimbi disabili, in maggior parte che vengono dagli slum, dalle situazioni un po' povere della città. E così il fatto di accogliere queste mamme con i loro bimbi, aiutarle nel momento in cui sia economicamente che spiritualmente che fisicamente non ne possono più perché la situazione richiede molte più spese, le mamme non possono guadagnarsi da vivere, la famiglia si rompe su questi problemi finanziari, così. Allora il poter accogliere queste mamme, accoglierle in una struttura così, una casa voluta davvero da Dio, io lo dico sempre perché io non avevo i soldi per farla, non avevo neanche forse le capacità per tenerla, ma la cosa più bella è che un luogo così diventa una buona notizia, davvero, davvero il Vangelo vivente, sia per i bimbi che normalmente sono visti come una maledizione, il loro karma si dice, no? Nel linguaggio buddista, cioè come qualcosa che devono pagare per il male fatto in passato.
diventa una benedizione per le mamme, perché anche loro, condividendo questo karma con i loro bimbi, in realtà noi le trattiamo sia i bimbi che le mamme con tutta la dignità di figli di Dio. E io glielo dico sempre: per me servire i vostri bimbi è come servire Dio. Quindi